Attenzione. 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 Attention. È il momento dello speciale dedicato alla missione umanitaria Anonimi della Fede 3 in Sud America, insieme a Richard, su Radio Moto for Peace. Chegou a hora do especial dedicado à missão humanitária dos Anônimos da Fé 3 na América do Sul, juntamente com Richard. Es la hora del especial dedicado a la misión humanitaria Anónimos de Fé 3 en Sudamérica, junto a Richard, en Radio Moto for Peace. It's time for the special dedicated to the humanitarian mission Anonymous of Faith 3 in South America, together with Richard, on Radio Moto for Peace. E come anticipato nella scorsa edizione del diario di bordo di stamane 10 novembre, oggi il team raggiungerà la capitale cilena, mentre ieri ha avuto ancora una volta l'occasione di documentare e sostenere i missionari ed i volontari cattolici de La Serena. Ma buongiorno al nostro Dino che ci aggiorna. Buongiorno Richard, eccoci qui in partenza dalla Serena per Santiago de Cile. E oggi piove e abbiamo visto che pioverà su tutto l'itinerario. Certo, è una pioggia lenta, però insomma 500 km così poi lungo la costa non sarà proprio una passeggiata. Tutto come previsto, tra l'altro, da Meteo for Peace. Ieri invece avete visitato delle strutture, giusto? Ieri abbiamo trascorso il nostro ultimo giorno qui alla Serena e siamo andati a visitare una casa famiglia a Coquimbo. Coquimbo è un grande quartiere che è stato unificato alla Serena e rimane verso sud, sempre sul mare. Un posto molto bello e questa struttura gestita dalle suore è molto 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 carina, perché proprio affaccia sul mare, è sulla collina di Coquimbo, sulla collina, perché praticamente si soffre del terremoto e dell'allerta tsunami e dello tsunami, e siccome le suore sono state colpite qualche anno fa per lo tsunami e gli è stata distrutta la casa, hanno deciso di costruire un po' più su dove erano al riparo. Questa struttura raccoglie dei bambini sottratti ai genitori dalla giustizia perché non erano buoni genitori. Infatti si parla di genitori criminali, tossicodipendenti oppure abbandonati. E qui praticamente vengono appunto accolti, curati e poi sono pronti per l'adozione. Qui pare che in Cile c'è una procedura per l'adozione molto, molto veloce e quindi queste suore provvedono a questi bambini fino a quando non gli viene trovata loro una nuova famiglia. Ma poi la cosa ancora più veramente più carina è che accanto a questa struttura che ospita questi bambini, erano tipo 8-10, le suore hanno creato una grandissima scuola che ospita 300 bambini fino ai 13 anni, quindi dalle primarie fino a 13 anni, e accolgono tutti questi bambini in povertà assoluta che non avrebbero la possibilità di studiare, quindi sono tutti figli di operai o anche di illegali che abitano in questa zona, e qui hanno la possibilità appunto di studiare e anche mangiare, che fra le due non si sa, diceva la suora, qual è la cosa più importante, perché almeno qui riescono ad avere la colazione, il pranzo e la cena, perché fanno un orario continuato. Quindi oggi continua la nostra avventura, speriamo di non prendere troppa acqua e ci risentiamo da Santiago. Un abbraccio. Infatti, ci sentiremo presto dalla capitale cilena. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento. La radio senza frontiere, senza frontiere. Moto for Peace.